Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale, io sono Arwen ed oggi continuiamo con Assassin's Creed. Facciamo questo, oggi continuiamo con quello, visto che l'ultima volta che vi ho portato i video sono stati di The Walking Dead. Quindi intanto continuiamo con Assassin's Creed, vediamo che cosa abbiamo da fare oggi. Dovevamo attraversare l'isola, diciamo il mare con, non mi ricordo adesso come si chiami quello, ma io ormai lo sapete, i nomi proprio zero. Comunque, continuiamo sto gioco perché eravamo rimasti lì, avevamo appena salvato questa persona e lui ci aveva offerto, diciamo in cambio del fatto che noi l'abbiamo salvato, lui ci dà un passaggio per arrivare su un'altra parte della Grecia. Quindi, ora partiamo subito con Assassin's Creed, ma mi raccomando, se ancora non siete iscritti al mio canale, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina, così non vi perderete nessun mio video futuro. E quella lì della sacerdotessa, non ho capito bene dove si trova questa lancia, quindi io non lo so, o la facciamo, proviamo a rifarla oggi e poi continuiamo con la storia, però se vediamo che vedo che non trovo la lancia, prendo e me ne vado, continuiamo con la storia, perché non mi va di perdere, diciamo, tanto tempo per trovare sta lancia che non so dove sia. Quindi, allora, prima di tutto chiamiamo Phobos. Vieni, Phobos, dove dov'è Phobos? Eccolo. Allora, vediamo se levati però, capra. Allora, io sto facendo seguire la strada. Vediamo però se effettivamente sta andando dove deve andare, oppure mi sta portando da altrove. Oh, fermo, fermo, che devo prendere le cose, raccogli. Dai, Spada. adesso andiamo. Ma vabbè, dai, che ci faccio con la spada arrugginita? Pensavo che c'era qualcosa di meglio. Attenzione, capra. Ok, meno male, si è spostata. Ora non abbiamo il cacciatore di taglie dietro, perché l'abbiamo ucciso da poco, quindi attenzione! Oddio, scusami! Madonna, ma li faccio fuori tutti? Vabbè, allora. Prena? Siamo arrivati. Ora, andiamo a rivedere se c'è questa benedetta. Ok, raccogli il tesoro. Che cos'è qui? Attenzione! No, scusatemi. Ma era questo dell'altra volta? Perché era notte e io non lo vedevo? Possibile?
Com'è che devo andare per fare tutto l'acqua? Ok. Vedo un cappero, attenzione. Ok. Ma dove sono qua, ragazzi? Dove sono arrivata? Ferro. Ferro. Non mi conviene farmi scoprire. Dove sono? Non vedo un cavolo. Sarà questa. Oh, finalmente. Finito? Ok. Ok, quindi io dovevo attraversare tutta questa cosa, è normale che non la vedevo, certo, stava qua giù, dovevo entrare in un cunicolo, non avevo neanche visto una grotta. Ci credo, che non l'avevo vista. Allora, ora.
Ok. Ok, abbiamo trovato questa lancia finalmente. Torno dalla sacerdotessa, ora. Però un secondo, fatemi vedere da dov'è che dovrei sbucare. Là. Quindi se salgo da qui, diciamo, potrei farcela. Vediamo. Ok. Così sono contenta perché siamo riusciti a completare almeno pure questa missione, perché se no non mi piaceva sta cosa del non poterla completare. Oh, finalmente. Torniamo dalla sacerdotessa. Ecco, però possibilmente non ucciderti mentre lo fai. Non è qui, però aspettate, voglio prendere. Fare rifornimento. Andiamo. Scusate, ma Phobos, io mi posso prendere i cavalli degli altri? Oh mio Dio, scusate. Cassandra, sei tornata per parlare della lancia? Sì. Oh, bene. Dimmi, l'hai trovata? Com'è la bilancia? Questa è una decisione, dici? Prima parliamo della mia ricompensa, Tobbe, perché dopo Parlami tutto. di una ricompensa. Ah, ma certo, te la sei meritata. Ok, ora andiamocene. Ok, andiamo di qua. Oddio. Mio Dio, scusa. L'ho ammazzato. Se fosse stato, diciamo, nella vita reale era già morto. Tutti questi erano già morti. Ma io posso passare con il cavallo in un punto in cui nessuno può passarci? Boh, non lo so, solo io riesco a fare queste cose. Levati. Ho da fare. Dove sta? Ah, eccoti. Anche il mio cavallo, già lo lascio qui sopra. Così andiamo anche con lui, eh. Quando vuoi, siamo pronti, capitano. Subito. Aspettami, Cassandra! Ho fatto i bagagli! Vieni anche tu, eh? Se te ne vai, vengo anch'io. Febe. Cefaloni è la tua casa. Hai sempre vissuto a Cefalonia. Saresti pronta a lasciarla? Lo farò per seguire te. Non puoi venire con me. Devo andare da sola. Chi ti terrà compagnia? Starò bene. Povera Se Febe. non posso venire, porta Cara. Cara? La mia aquila è mia amica. È un dono della mia mamma. Ma ora sarà tua amica. E sarà come se io fossi sempre con te. Così ti ricorderai di me. Grazie, Febe. E poi, ora che l'hai salvata, posso giocare con Kinna. Vacci piano con lei. Potrebbe avere ancora un po' di febbre. Ma devi promettermi che ci rivedremo. Ci rivedremo, spero. Saranno le Moire a deciderlo, ma io lo vorrei. Le Moire sanno che siamo amiche, Cassandra. Ci faranno incontrare di nuovo. Se lo dici tu? Sì, lo dico io. Cassandra! Oh, Lasci Marco! Cefalonia senza dire addio al tuo caro Marco? Dimmi che non è così! Beh, ora sei qui, perciò non è così. Addio, Marco. Tutti questi anni a lavorare fianco a fianco, non potrò mai sostituirti. Beh, prima o poi mi servirà un altro assistente, ma non sarà facile. Vieni qui, dammi un abbraccio. Abbracciami. E va bene, vieni qui. Sì, vieni da me.
Oh, quanto mi mancherai, Cassandra. Grazie, Marco. Anche tu mi mancherai. Cosa hai in serbo per te in futuro? Vino, naturalmente. Anche se non si sa mai quando le viti avvizziranno. Sono sempre pronto a una nuova avventura. A proposito di avventura, ho una missione per te, cara Febe. Un'avventura? Sì! Già pronta a seguire le tue orme, amica mia? Pronta a salpare? Andiamo. Pronta. È ora di andare. Bene. Le maree non aspettano nessuno. Andiamo. Ok, un pochino mi dispiace, devo essere sincera. Sono un po' triste che lasceremo Cefalonia. Quindi, che rotta prendiamo? In che punto del grande e meraviglioso mondo vuole andare la potente Cassandra? Megaride. Megaride! Ma andremo verso la guerra. Ho un contratto per la testa di un generale. La testa di chi? Lo chiamano il lupo. Il lupo? Chi vuole morto Nicolao di Sparta? Nicolao di Sparta? Chi sarebbe? L'oracolo ci ha parlato. Per impedire che Sparta cada, il bambino deve morire. Adesso. Non puoi lasciare che accada. Ti prego, non ci farà del male. Potrà aiutarci. Guiderà tutti noi. Fate silenzio! No, ma dai. Che cosa ha fatto? L'ha ucciso. Bisogna gettarla dalla rupe. Pagherà per il suo disonore. Per la vita che ha strappato! Guarda, non Nicolao, è una spartana, no, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Nicolao! Non ascoltare! No! Ma come? Loro stavano togliendo la vita a quel bambino e tra l'altro l'hanno pure ucciso. Ma come, il padre? No! Nicolao! Nicolao, guardami! Guardami, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Il tuo sangue è corrotto! Sbarazzati di questo veleno! Ma è scemo? Cioè, ma che... No, padre! No, mia bambina! Cioè, ma veramente? Cassandra! Cassandra! Portami in Megaride, ora! Ma non capisco, di tutto... Un momento! Cassandra? È il padre quello che dobbiamo andare a uccidere? È il padre di Cassandra? Non ci credo. Oh mio Dio. I posti sotto il grande Elio. Perché rischiare il collo per andare lì? Il lupo di Sparta è mio padre. Ecco, ora si comincia a ricordare.
Comincia proprio ora, pensate un po'. Cioè, noi dovremmo andare a uccidere nostro padre, praticamente, perché ci ha lasciato morire. Niente come la brezza marina. Il ponte sembra sempre in movimento. Ho l'opportunità perfetta per aiutarti a superare il mal di mare. Oh, e cosa sarebbe? Beh, quando ero in balia del ciclope, i suoi pirati mi hanno rubato il carico. Conosco la loro nave e so dove stanno andando. Che ne dici di riprendercelo? Certo, sarà un'ottima occasione per vedere come se la cavano la nave e l'equipaggio. Bene, allora, si parte! Vediamo se le vele tengono. Thank you.